Dopo la bonifica dell'area ex Sirac è entrato nel vivo l'ampliamento dell'azienda farmaceutica Molteni di Scandicci con l'avvio ufficiale del cantiere del nuovo edificio direzionale, un progetto nato dalla collaborazione tra pubblico e privato attraverso il recupero ambientale dell'area e il suo riuso. Al taglio del nastro presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore all'ambiente Monia Monni e il sindaco di Scandicci Sandro Fallani. Abbiamo nei nostri, diciamo, obiettivi di sviluppo sinergico con le imprese una possibilità di protocolli di insediamento che trovano qui una sorta di prima pietra di una fase che questa azienda può avere e naturalmente siamo molto orgogliosi, quindi benissimo la Toscana della farmaceutica d'avanguardia, ancora meglio quando questa trova le proprie gambe in un'imprenditoria, in un management così legato al territorio. Grazie alla bonifica, aziende e privati potranno superare un vincolo che gravava su queste aree da oltre 25 anni. Molteni si è fatta carico della spesa relativa a questa bonifica così importante, che consentirà di ampliare questa fabbrica, ma non solo questa fabbrica, consentirà di liberare molte aree che hanno vocazione produttiva e quindi di consentire nuovi insediamenti in un territorio già così importante e così ricco e che riesce a dare tanto lavoro e quindi è particolarmente centrale per tutta la regione. Il nuovo edificio occuperà una superficie di 2.800 metri quadri. Parte del progetto prevede anche la riqualificazione energetica e architettonica, una nuova viabilità e aree verdi. È un percorso che è partito nel 2014 e quindi è stato un percorso complesso. Si parla di una bonifica di un sito, del permesso di costruzione, ma soprattutto anche della volontà di crescere che questa società ha sempre avuto nel territorio toscano per incrementare la propria forza lavoro e dare la possibilità di far sì che questo stabilimento, che è sicuramente all'avanguardia a livello europeo, possa crescere nella realtà di Scandicci.